cabina telefonica, il capitano ti aspetta. Ok, però, zio, tu non mi avevi detto di venire di sopra che mi insegnavi qualcosa? Ciao, eccomi. Jackie, vuoi esercitarti nella lotta o vuoi allenarti con un manichino? Non lo so, mi hai detto tu di venire qua. Molto bene. La sfida che ho preparato è così semplice che persino un bambino potrebbe superarla al primo tentativo. Dovrai sconfiggere gli Shadowkan prima dello scadere del tempo. Cioè, via. Credo che l'abbia scritto proprio... È per un bambino. Nasere, è facile, fallo. Sei stato bravo. La tua energia è stata aumentata. Vabbè, allora cacchio, ne vale la pena farlo. Jackie, vuoi allenarti? Quindi ogni tot missioni lui ci chiederà di salire di sopra, farci sta missioncina e di conseguenza aumenta... Come sei arrivato qua? Scusami, eri di sopra. E dicevo, e poi aumentarci una statistica, che sia la salute o che sia l'energia. Oh, ci sono delle casse nascoste in casa e ho appena trovato me stesso. Ma c'è di nuovo il cinese, solo che questa volta è vestito da turista. È uno che sa adattarsi questo. Ok, dobbiamo andare a North Beach. North Beach, caricamento in corso. Oh, sta squillando un telefono, lo sento addirittura mentre carica. Eccolo qui. Ma cos'è Matrix? Pronto? Signor Chan. Sì, con chi parlo? Ascoltami bene, Jackie. Ma... ma come? Dio mio. Vabbè, il quartier generale della sezione 13. Ho un ricordo vaghissimo di questa cosa. Ti giuro, da quando probabilmente lo facevano su Rai 2 che non lo vedo. Ma ho un ricordo vaghissimo della sezione 13, non mi ricordo assolutamente nulla. Trova l'ufficio del capitano e scopri cosa vuole. Quale di quelle stanze è l'ufficio? Credo che l'ufficio sia quello con la guardia vestita in modo diverso, sai? Gli amici del capitano Black sono anche amici miei. Il suo ufficio è da questa parte. Certo, personaggio veramente buttato fuori da un gioco del 1992. Buongiorno. Augustus Black, è una vita che non ci vediamo. Benvenuto alla sezione 13, Jackie. Pensavo che lavorassi per l'Interpol. Quando ci siamo conosciuti, mi occupavo già di questa agenzia. Sei una spia. Lavoro per un organismo investigativo, Jackie. Forze speciali. Ok. Sappiamo che di recente hai trovato dei talismani in un tempio in Messico. Esatto. Com'è che lo sanno tutti? Cosa vuoi dire, Jackie? In Messico c'erano dei tipacci che mi aspettavano al varco. Sapevano che ero lì alla ricerca dei talismani. Proprio come temevo. Ti dispiacerebbe spiegarmi? Mannaggia! La sezione 13 è nata per indagare su reati internazionali di vasta scala. Crimini dietro i quali spesso c'è lo zampino di un'organizzazione denominata Mano Nera. La Mano Nera. I tizi hanno le mani in pasta in praticamente qualsiasi attività criminale in corso. Il loro capo è un certo Valmont. Quei criminali che hai incontrato in Messico erano probabilmente gli scagnozzi di Valmont. Finn, Chao e Razzo. Sì, erano proprio loro. Siamo venuti a sapere che la Mano Nera ha dimostrato un improvviso interesse per questi talismani. Mi chiedo come mai. I talismani hanno dei poteri magici. Ne esistono 12 in tutto, uno per ciascun animale dello zodiaco cinese. Ovviamente. Ho già il gallo, il coniglio e il bue. Sfortunatamente non sappiamo ancora quale potere corrisponde a ciascuno dei talismani. Io sì. E perché la Mano Nera ci tenga tanto ad averli. Al momento, alla sezione 13, farebbe molto comodo un esperto di archeologia come te. Non sono un esperto, sono solo un appassionato. Un appassionato saggio ed esperto che io conosco e di cui mi fido. Ha ragione. Se così, sarò lieto di aiutarti. Esatto. Riteniamo di aver identificato la posizione di almeno un altro talismano. È in un antico castello giapponese. Ok. Vorremmo che ti recassi sul posto e che recuperassi il talismano per noi. Sì, signore. D'ora in poi sarà la sezione 13 ad organizzare i tuoi spostamenti. Recati alla base della sezione 13. Un treno ti condurrà all'hangar, dove troverai ad attenderti l'aereo che ti porterà in Giappone. Oh, sì, fosse sempre così facile viaggiare. Volentieri. Quanto ci fai che Jade ci segue, però? Dove dobbiamo andare? Ci hanno detto la base. Ah, eccolo lì. Ma si scende ancora, quindi. C'è qualcosa di nascosto? Sì, un forziere.
Lo immaginavo. Una carta? Sì. Ah, la gente. Voglio sapere che statistiche ha. Purtroppo, ve lo devo dire, ho dovuto ricaricare un salvataggio perché quando ho spento l'ho dovuto riaccendere e ho perso la carta che ho ottenuto con i salti della corda. Ergo, me la sono dovuto anche rifare il minigioco. Quindi, peccato. Vediamo la gente. 5-5-7. Beh, è inferiore a noi, ma c'ha un po' più di magia. Dov'è il treno? Eccolo qua. Quindi verso il Giappone. Dai, Jackie. Ma sì, che bel modo di attesa. E via. Il giardino giapponese. Voglio vedere il cinesino che ci fa da salvataggio come vestito. Porca miseria, me lo immagino col kimono. Fa vedere. Ah, tu c'hai invece il G del... come si chiama? Del karate o comunque delle arti marziali in generale. Carino. Allora, mettiamoci però... aspetta. Non ho ancora provato, ovviamente, il toro. Anzi, il bue. È attivo, chi lo utilizza può sollevare, spingere e tirare oggetti che normalmente sarebbero troppo pesanti. Durante i combattimenti, inoltre, i danni causati ai nemici aumenteranno. Chi possiede questo talismano può anche sfondare con un pugno superfici normalmente... premendo il cerchio. Quindi ti apre le strade e ovviamente fa più danno. Dipende se è meglio del coniglio a livello di combattimento, perché vuol dire meno colpi però uccidi prima. Però col coniglio vai più veloce. È da vedere. Ma scusami. Ok, anche questo va a tempo. Vabbè, iniziamo a rompere un po' di oggetti. Ok, però se lo disattivo rimane comunque, diciamo, attiva l'animazione. Ah no, posso... Ok, scusami. Ho dato per scontato. Ecco fatto, grazie. Quindi questo immagino che mi servirà. No? Pensavo si sarebbe spostato, onesto. Ok, io intanto... boh, mi faccio un giro, vedo... con un pugno... Bravo, Jackie. Inizio a girare e vedere che cosa trovo. Questo livello, come è strutturato questo primo pezzo, mi ricorda il livello giapponese di Scooby-Doo Unmasked. Ah, ma posso anche nuotare, allora. Per un attimo non so perché pensavo che entrare in acqua mi avrebbe fatto morire. Non sarebbe stata una sorpresa. Konnichiwa, vuoi provare la fortuna con la pesca? Cosa? Proviamo. Vuoi ascoltare le istruzioni? Certo. Per prima cosa devi scegliere una canna da pesca utilizzando S o D. Che cacchio vuol dire? Scegli occultamente perché ciascuna canna ha caratteristiche diverse. Quando sei pronto usa S e D per posizionare il cursore nel... Oddio, è più difficile leggerlo che capirlo, mi sa. Se trovi sopra un pesce il cursore cambierà spesso trasformando l'amo in un pesce. Quando sei pronto premi X. Allora, ti giuro, preferisco non leggere e provare a questo punto. Tiè, forse ci dà magari un potenziamento anche per l'energia, anche della salute, non sarebbe male. Ah, ma SD vuol dire sinistra e destra, forse. Ma qual è la differenza, onestamente? Boh, proviamo questa. Ah, i soldi! Oh cavolo, però aspetta, il nostro zio non ci aveva dato i soldi per andare a comprare qualcosa? Hai preso un pesce. Trota iradata enorme. Enorme, ora. Ah, ma ci pagano per la... allora, per andare a pescare. Vabbè, basta, dai. Ci hanno ripagato, almeno. Un rastrello. Che bello, finalmente abbiamo un'arma che non sia un bastone. Ehi là, ecco appunto. Che tanto, in realtà, faccio... prima mi sa a combattere con il corpo a corpo piuttosto che con le armi, sai? C'è qualcuno? Basta, finita, ok. Io intanto proseguo. Onestamente penso che il rastrello appena possiamo lo lascio anche giù, che tanto mi sa che non è sta grande utilità. Chi sei tu? Fammi indovinare, non mi basterà il doppio salto per passare, vero? Anche se... sai che... No, non mi basta il doppio salto qui. Onesto, il mio istinto da giocatore dice provaci. Perché sono abbastanza sicuro che ci possiamo aggrappare. Ok, visto che dal ponte non si può passare per il momento, molto probabilmente dobbiamo fare il giro.
proviamo a girare attorno a questa zona. Vediamo se la mia idea è corretta. Perfetto, perfetto. E allora proseguiamo da questa parte, rompendo le rocce a mani nude e riprendendo tutta l'energia necessaria per ricaricare il coniglio. Ma già che ci siamo, proviamo... Ok, il toro, ci bastano due colpi invece che tre adesso per ucciderli. Questo è di colore diverso? Ah no, c'era il fuoco che lo rendeva di diverso colore, niente più. Credo che sia ancora meglio il coniglio, sai? Alla fine è più velocità rispetto alla potenza. Alla fine la potenza vuol dire un colpo di meno, la velocità vuol dire farli prima. Molto meglio il coniglio, a parere mio. Ecco fatto. Tanto basta l'ultimo colpo. Alla fine basta l'ultimo colpo per ucciderli. Io intanto, prima di andare a fare qualsiasi cosa ci sia da fare lì, mi faccio un giretto. Vediamo se c'è qualcosa da queste parti. Sembrerebbe di no. Oh, una carta. Pensa un po'. Abbiamo ottenuto un'altra volta il toro. E vai. Cos'è, una pianta carnivora? Ah, ok. Ma perché si voglio dire? Ciao! Fammi indovinare. C'è per caso... Esatto, qualcuno da combattere qui? Mi è arrivato un messaggio, ma pensa un po'. Sei in trappola, trova il modo di scappare. E tu come fai a saperlo? Ah! Non mi calcola nemmeno. Tutto qui? Proviamo. Non lo so, visto prima che gli è saltato via un pezzo, forse... Esatto, devo continuare a menarlo fino a che non perde tutto quanto. Boh, proviamo. Io provo a menarlo ancora. Non credo sia la soluzione, sai? Non credo sia la soluzione corretta. Boh, magari sì, è in realtà. Oh, ok, ha funzionato. Perfetto. Quindi anche il prossimo combattimento contro quest'altra armatura durerà un fottio di tempo. Fantastico. A meno che adesso l'amuleto in realtà non ci aiuti. Sarebbe davvero comodo. Ok, un'altra carta che è... Ma perché in T-pose? Prendiamoci l'amuleto della pecora. Proiezione astrale. Pecora può essere attivata solo quando il suo possessore si trova su un simbolo pecora. Il giocatore può quindi usare gli specchi astrali per arrivare in posti altrimenti irraggiungibili. Chucky, quello che hai appena trovato è il talismano. Ma che ne sai tu? Che ne sai tu? Usato insieme a questi specchi ti permetterà di teletrasportarti in altri luoghi. Certo. Utilizza il suo potere per fuggire dal tempio. Ma cosa ne sai tu? Dove è uscito fuori sto specchio? Vabbè, guarda. Andiamo. Proiezione astrale. Ecco qua. Figo però l'animazione. L'animazione mi è piaciuta. Ed è arrivato un altro messaggio. Dove siamo? A casa? No, non penso. Siamo ancora in Giappone, vero? Bello l'animazione. Figata. Dove siamo? Allora, iniziamo intanto. Guarda, non leggo neanche cosa c'è da fare prima. Sono abbastanza sicuro di saperlo. Guarda, lo sapevo. Madonna mia, quanto sei ovvio, gioco. Mamma mia. Vedi uno stendardo, bruci lo stendardo. Mi sembra giusto. Dove siamo? Ok, so dove siamo, perfetto.
Ok, sarà un combattimento lungo. E a questo punto non sono più sicuro se sia meglio la... Sì, stavo per dire la pecora. Se sia meglio il toro o addirittura il coniglio. Perché col coniglio facciamo una battaglia veloce. Col toro probabilmente ci mettiamo meno colpi. Ma non è neanche detto, quindi boh. Proviamo col toro. Prima abbiamo usato il coniglio, ora usiamo il toro. Vieni qui, stupida armatura. Faccio il culo ora. Magari ci vogliono più colpi. Cioè, nel senso, magari siamo più lenti. Però facciamo una battaglia più veloce. Ecco qua. Quanto ci fai che adesso non può più raggiungerlo perché è in un punto irraggiungibile per lui. Beh, è andata meglio di prima, mi sembra, o sbaglio? Io sono soddisfatto. Fammi indovinare, dobbiamo di nuovo usare la proiezione astrale?